Buona serata a tutti, buona precena. Io sono la dottoressa Rebecchi, sono la responsabile della sede di Modena. Qui con me, che insieme affronteremo il tema della coppia, è la dottoressa Ferretti Arianna. Presento un attimo solo il centro per dirvi come mai è venuta l'idea e questa iniziativa. È perché il Centro Clinico Studi Cognitivi di Modena è da sempre che operano una quindicina di persone, di professionisti con competenze diverse. Tra queste competenze, nel Centro Clinico di Modena è sempre stato affrontato tra le competenze e le tematiche la coppia. La coppia, la sessualità e la genitorialità. Stasera in realtà ci fermiamo, come già avete avuto in precedente iniziativa, era sulla genitorialità. Oggi ci fermiamo proprio sull'essere e sulla vivere la coppia. Nel centro ovviamente clinico si affrontano i problemi dall'età evolutiva fino agli anziani con valutazione, consulenze individuali, psicoterapia e anche interventi gruppali. I disturbi quindi che curiamo vanno dall'ansia alla depressione, a problematiche di relazione, a disturbi alimentari o comunque anche a disturbi di personalità, in quanto c'è un centro specifico sui disturbi di personalità. Il centro è collegato a Modena, è affiliato ed è collegato nella stessa sede della scuola di psicoterapia cognitivo e comportamentale, una scuola di specializzazione per divenire terapeuti. Ma veniamo a noi oggi. Quindi oggi sarà fatta una prima parte, ci alterneremo io e la dottoressa Ferretti, cercando di essere abbastanza chiare per dare poi a voi la possibilità di allargare e approfondire le vostre curiosità e le vostre informazioni in modo da poter, anche se poco tempo, ma cercare di essere esaurienti. Quindi io parto condividendo con voi cos'è la coppia oggi, cioè se possiamo, che cosa possiamo definire di quando si parla di coppia. Sembrerà strano, ma oggi sappiamo e condividiamo, potremmo cominciare a pensare che cos'è la coppia, ok? Quando è che una coppia, noi ci siamo chiesti, è sana? Allora, la prima idea è cos'è la coppia e quando è sana? Allora, la coppia è sicuramente due persone, noi diciamo due io, che decidono di condividere la propria vita. Decidono nel senso che se pensiamo, c'è tutta una teoria dietro all'attrazione, la prima è un'attrazione fisica. Senza attrazione fisica sono stati fatti tanti esperimenti, vissuti reciproci, prove, voglio dire, ma si è visto che l'attrazione reciproca è indispensabile. Poi ci sono due persone che hanno due storie molto diverse, due famiglie, che possono avere storie similari ma anche diverse, che decidono di unirsi e di coniugarsi insieme. Ecco che se noi pensiamo quindi cos'è una coppia, quella che viene definita appunto la coppia che noi chiamiamo sana, attenzione, oggi di coppie sane, di coppie malate, è una distinzione molto categorica, diciamo una coppia che sta bene, ok? La coppia che sta bene è la coppia, come vedete, abbiamo preso un cognitivo che la definisce quando queste due persone contribuiscono alla crescita di entrambi, al benessere di entrambi, stanno bene e funzionano bene insieme. Quindi una definizione più basica e più semplice di così è sto bene con te, sto bene, funzioniamo bene. Beck però, che è un altro terapeuta cognitivo, afferma che cosa? Che per essere però felici abbiamo bisogno, comincia a entrare. Com'è che funziona bene questa coppia? Questa coppia funziona bene quando da entrambe le persone c'è un impegno reciproco, c'è una certa stabilità, generosità. Pensate bene la parola generosità, cioè sono generoso con te, ho voglia, che do, ti porto anche solo un cioccolatino, ma ti sono in aiuto quando hai bisogno, ok? Ti considero, ti penso, mi pensi, sollecitudine, lealtà, senso di responsabilità e mi posso soprattutto l'altra cosa è mi fido di te.
qualsiasi cosa, io so che posso anche essere geloso, poi se volete se ne può anche parlare. La gelosia non è sempre negativa, ma posso essere geloso, ma con questo è sana, perché ti voglio, voglio quella stabilità, voglio che tu mi consideri, che ci consideriamo, ma anche se tu vai a mangiare, se vai a chiacchierare l'amica, cioè io so che in qualche momento mi posso fidare perché tu ci sei. Ma soprattutto l'altro pezzo forte, che questo è un pezzo di un libro che, che ho scritto insieme a un collega di studi cognitivi di NAI, è sulla psicoterapia cognitiva alla coppia, ma in realtà nel libro, ma in tutta la terapia, ma anche nella proprio definizione di coppia, c'è quella che si dice condivido con te. Cosa vuol dire condivisione? Significa che io condivido con te, ma per condividere riconosco. Ognuno di noi, come vedete la figura, sono due dita che stanno nella stessa mano, ma sono diverse. Io donna e io maschio. Comunque ognuno dei due che cos'ha? Ha dei bisogni, ha delle aspettative, dei desideri, ha un carattere, ha un vissuto tutto suo rispetto al suo modo e ai suoi atteggiamenti. Quindi ti riconosco diverso ed è il motivo per cui mi hai attratto e sono con te, perché proprio sei diverso. Due coppie, due persone che sono uguali non si attraggono. Si attraggono le polarità diverse, quindi ognuno è diverso. Spesso si dice, ecco, l'importante è che non ci sia troppa differenza perché diventa difficile condividere. Però è le due persone che si attraggono, condividono le loro storie e escono, quindi c'è questa relazione intima che si instaura, per cui io in te trovo, casomai mi attrae perché ci sono quello che io non sono, i bisogni che non ho soddisfatti. Quante volte si dice l'introverso con l'estroverso, quello più pratico con quello più analitico e riflessivo e intellettuale. Spesso si dice che il terapeuta deve unire, deve fare da semaforo a due persone che forse si sono allontanate troppo e che pur rimanendo, perché sono loro diverse, devono ritrovare quella condivisione, quello scambio, quello scambio reciproco, quell'incontro, se volete anche condividere nell'incontro. Quindi condivisione, essere una relazione intima, significativa, unica, che ha un passato nelle due storie evolutive, nelle storie delle due, dei due partner, però che vive nel presente e, attenzione, si proietta nel futuro. Perché una delle cose che vediamo in terapia è che quando le persone litigano o hanno delle conflittualità, il futuro non c'è più. Quindi condividere in un progetto futuro, che è possiamo fare i figli, possiamo avere la casa, possiamo dire che un domani abbiamo bisogno di fare dei viaggi, però c'è un progetto, dei desideri che insieme le due persone, io desidero e tu desideri, li condividiamo e li viviamo insieme per crescere reciprocamente. Questa è una metafora che devo dire spesso, da sempre riporto, che però ho ripreso da una che è stata forse le più grosse, una delle più grosse terapeute cognitive, non cognitive, psicoterapeute di coppia in Italia. Ora non c'è più, si chiamava Baldaro Verde, ha scritto anche interessanti, ad esempio i bisogni inconsci della coppia, dei libri che oggi forse ancora non so se si trovano, ma una metafora che faceva sempre è: la coppia è come un fuoco, cioè ognuno di noi porta nella coppia, ogni individuo, ogni partner porta la propria legna, la mia storia passata, le mie aspettative, i miei bisogni, i miei vissuti, la mia vita tutti i giorni, lo porto dentro a questa coppia e mentre lo riporto con te, il fuoco che è la vita, il benessere della coppia c'è. Provate a pensare a quante volte possiamo dire invece chiudiamo questo fuoco, lo mettiamo sotto una campana, lo copriamo, e quindi la coppia, due cuori in una capanna, due cuori in una capanna che sono sempre insieme, ma non escono, non fanno esperienze, non esplorano fuori, sia in coppia ma che anche singolarmente, poi la riportano dentro e il fuoco cresce.
Se invece rimane tutto dentro, manca l'ossigeno, per cui due cuori e una capanna vanno bene all'inizio, ma poi senza ossigeno il fuoco sparisce. E come vedremo dopo, è quando io non porto più dentro la coppia, perché sto pensando alla coppia vista stamattina, io evito, ho le paure, non esploro, non sto dentro, ho paura che tu mi giudichi, sono tutto pressato dentro, non porto più niente e senza legna il fuoco diminuisce o sparisce. Questa per darvi una metafora della vita di coppia. Ora lascio la parola alla dottoressa Ferretti, che invece vi parla di quello che è il tema che abbiamo visto centrale, cioè questo fuoco è la mia intimità. Quindi cosa significa essere in intimità e vivere la vita? Perché lo vedremo anche dopo col Covid, coppia e Covid, che non sono andati molto d'accordo. Per cui lascio la parola alla dottoressa per questo pezzo sull'intimità. Allora Daniela, mi fermo un attimo perché ci stanno dicendo che vedono male le slide, le vedono spezzate, quindi... Ok, prova a vedere le tue e dopo casomai io interrompo, provo a vedere se... Ok, magari vi chiedo un feedback per sapere se le vedete bene. E poi intanto mi prendo le varie... Ah, ok. Allora. Hai interrotto la condivisione? Sì, ho interrotto. Tutta tua. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo se si riescono a vedere. Metti presentazione. Le vedete? Ora sì. Vabbè, allora tieni le tue e poi le fai andare te, così. Perfetto, perfetto, va bene. Allora, dunque, parliamo appunto di intimità. Che significa? Spesso i nostri pazienti ce lo chiedono. Il termine intimo appare per la prima volta nel 1600 e deriva da una parola latina, intimus, che significa interno, recondito, segreto. Quindi immaginate che per intimo si intende un qualcosa che ha a che fare con i sentimenti, ma non solo, con le emozioni che proviamo appunto nel profondo, intimamente. Freud inizia a usare questa parola concependola un po' più a livello relazionale ed affettivo, ed è appunto uno degli aspetti dell'intimità che andremo ad approfondire stasera. Secondo una definizione di Sant'Andrea, l'intimità è un legame affettivo che, come vedete, è dato da tantissime componenti. Proviamo a vederle insieme. Innanzitutto c'è l'accoglienza delle reciproche differenze. Cosa vuol dire? Che due persone all'interno di una coppia non solo vanno ad accogliere gli aspetti comuni, che sono di solito più visibili, ma anche le differenze che si vanno a verificare tra l'uno e l'altro. E poi vanno a condividere. Condividere che cosa? Del tempo, delle passioni. La condivisione è un momento in cui, anche se due persone all'interno della coppia si trovano a fare delle cose che di solito non trovano piacevoli oppure non avevano mai fatto, per il bene dell'altro si trovano a farle magari per la prima volta. Si va anche a rispettare quelle che sono le differenze quando si tratta di intimità, che significa che se tra due persone ci sono anche degli aspetti caratteriali diversi, intimità significa rispettare ciò che dell'altro è diverso rispetto a noi. Un altro elemento molto importante è la possibilità di soffrire, cioè noi ai nostri pazienti diciamo sempre: l'amore che cos'è? E anche prenderci la responsabilità e la consapevolezza che amare significa sia soffrire, c'è la possibilità di soffrire, anzi spesso si soffre quando si ama, o anche la possibilità di ferire l'altro. Quindi non è una cosa che va evitata, all'interno del legame affettivo e dell'intimità c'è anche questa componente. Inoltre, essere intimi significa anche non avere paura del giudizio dell'altro. Questo è un tassello essenziale perché di solito impostiamo le nostre vite
in cerca un po' di tutti quelli che sono i giudizi, no? Quindi voi immaginate all'interno della coppia abbiamo questo occhio selettivo, questa attenzione selettiva per tutti quei gesti o per quelle parole che possono nascondere un giudizio e che a lungo andare possono diventare troppo selettivi e portare la coppia a scontrarsi spesso. Inoltre essere intimi significa essere liberi di esprimere ciò che proviamo, cioè io penso e provo determinate emozioni, sono libera all'interno della coppia di condividerle con te, proprio perché so che non mi giudicherai o che se ci sarà una sorta di giudizio, di valutazione, se ne può parlare. Essere intimi significa anche condividere le vulnerabilità, quindi tutti quegli aspetti della nostra vita che di solito tendiamo a non voler far vedere all'altro. Quando siamo molto in intimità con una persona, nella coppia, ma anche poi nelle amicizie, questa vulnerabilità viene condivisa perché l'altro è recettivo, la accoglie, quindi non la va a giudicare, ma la prende in esame anche a volte restando in silenzio solo attraverso l'ascolto. Intimi significa anche accogliere il modo di sentire dell'altro e questo è l'aspetto che poi va a dare via insieme ad altri aspetti al senso del noi. Come vedremo, nella coppia ci sono due individui singoli che si intersecano, che si intrecciano a formare il noi, ma è importante che ci sia anche l'io. Inoltre, essere intimi significa avere fiducia e desiderio di rendere l'altro partecipe di cosa? Di quello che accade, dei nostri sentimenti, degli avvenimenti di vita, dei successi, degli insuccessi, delle emozioni piacevoli e anche di quelle spiacevoli. E questo porta ad uno scambio emotivo, che è chiaramente aperto alle difese. Che significa? Che tendenzialmente quando mostriamo le nostre emozioni ci sono persone che tendono a non volerle esprimere, altre persone che cercano invece di esprimerle andando a difendersi. Nella coppia, quando siamo intimi, non abbiamo bisogno di queste difese e quindi ci sentiamo liberi di esprimere ciò che proviamo, proprio perché l'altro ci capisce, ci accoglie. Ci sono quattro gradienti dell'intimità. Il primo è il ti vedo e ti ascolto, quindi vedo te come persona e ascolto quello che mi dici, ma lo ascolto davvero. Il tempo e l'attività trascorsi insieme è necessario, sia che ci sia del tempo, ma non troppo, anche qui bisogna essere equilibrati e bilanciati, che delle attività svolte insieme, cioè la condivisione delle esperienze. E anche dei silenzi, che di solito il silenzio è uno di quegli aspetti che le coppie ci portano come un qualcosa che non va bene. E non è detto che non vada bene, perché stare a nostro agio anche nel silenzio significa essere intimi. Poi, chiaro, bisogna andare a vedere quanto durano i silenzi, se caratterizzano la coppia per la maggior parte del tempo e così via, ma stare nel silenzio non è un aspetto proprio scontato. Inoltre c'è il ti accetto come sei, e anche questo è essenziale, perché vuol dire accettare l'altro nella sua differenza cercando di non cambiarlo. Tante volte ci capitano pazienti che invece ci dicono ma lui è così, io vorrei che fosse diverso, ma lei fa questa cosa, io vorrei che fosse diversa. Essere intimi significa comprendere e accettare che l'altro ha dei limiti, esattamente come ognuno di noi ha i propri limiti. E poi c'è l'accordo e l'equilibrio tra gli spazi che condividiamo, questo è essenziale quando parleremo di Covid, e del legame, cioè che idea abbiamo noi del nostro legame? Abbiamo gli obiettivi in comune? Stiamo percorrendo la stessa strada? L'intimità viene definita da Pasini come la capacità di mettersi nella pelle dell'altro senza perdere la propria. Questa è una definizione a cui noi teniamo molto, perché prevede che essere intimi significhi anche essere prima di tutto individui e quindi avere un forte senso di individualità. Cioè se siamo sicuri della nostra identità, di chi siamo, allora siamo aperti a coinvolgerci con l'altro senza la paura di perderci nella relazione con l'altro. Questo è importante per le persone sia che tendono a fondersi un po' nella relazione, ma anche le persone che tendono a fuggire dalla relazione proprio perché hanno paura di perdersi all'interno della relazione stessa. Secondo Sternberg, l'intimità fa parte di quello che viene definito il triangolo dell'amore. Spesso i pazienti ci chiedono, ma dottoressa, ma poi alla fine che cos'è l'amore? Ecco, Sternberg dice che l'amore è fatto da tre componenti. Una è proprio l'intimità,
poi c'è la passione e poi c'è l'impegno. L'intimità che intende lui è un'intimità affettiva e intellettiva che è data da tutte le caratteristiche che trovate scritte in quei cuoricini, quindi la disponibilità, essere disponibile per l'altro, l'unione, quindi lo stare insieme, essere insieme anche nell'affrontare i momenti difficili della vita, quindi non solamente i momenti che possono essere positivi e belli, ma anche quelli complessi. Condividere i propri sentimenti, quindi come mi sento, te lo dico, il mio corpo ti dice una cosa ma le parole ne dicono un'altra, è importante anche il modo in cui si comunica, a breve andremo ad approfondirlo, oltre alle confidenze, quindi il rivelare all'altro delle informazioni importanti, anche delicate per la persona, e avere anche affinità. Di solito l'affinità è una di quelle caratteristiche che un po' va a scremare inizialmente, no? Se una persona ci piace o meno. Poi con il tempo l'affinità ogni tanto viene a perdersi. E nelle nostre terapie di coppia spesso si va proprio a lavorare sul ritrovare questa affinità. Dov'è finita questa affinità? Insieme poi ci andiamo a lavorare. E quindi l'intimità affettiva e intellettiva è fatta di dialogo, di fiducia, di stima, del desiderio di voler vedere l'altro che sta bene, di prestare cura materiale, quindi proprio pratica, ma anche emotiva ed affettiva, oltre alla gioia di vivere insieme e di comprenderci reciprocamente. Lascio la parola alla dottoressa Rebecchi per parlare di comunicazione all'interno della relazione. Che è l'altra parte, dall'intimità che cosa succede? Tutto questo che noi vediamo, fiducia, impegno, condivisione, come dicevamo prima, intimità nella relazione, succede che è indipendente. Cioè, può essere che la comunicazione non sia sempre, diciamo così, fluida. Però non è tanto un problema del contenuto. Allora, quello che volevamo qua portarvi è una parte, diciamo, che è più da problematiche della relazione della comunicazione. Mi spiego meglio. Quando noi comunichiamo uno con l'altro, la teoria, che è la teoria più sistemica come approccio che cognitiva, parla, la vecchia pragmatica della comunicazione, ma ancora oggi utilizzata, dice che la comunicazione ha due aspetti, uno di contenuto e uno di relazione. Che cosa significa questo? Cioè, nel momento in cui io, facciamo l'esempio nella coppia, che è il tipico esempio che fanno nell'approccio sistemico relazionale, Harley parlava e diceva, io entro come moglie, vado e vedo i calzini per terra nella camera da letto. E dico, mamma, vuoi per favore tirarli su? Te lo dico in un modo, il modo con cui te lo guarda questi calzini, chissà quante volte chi voi ha visto, adesso parlo dei calzini, ma può essere tante altre comunicazioni di questo tipo. Allora, il marito, la moglie lo dice al marito, il marito si arrabbia mostruosamente. Ha una metacomunicazione, cosa viene fuori? Che lui dice, non è che mi arrabbio con te, cioè sul contenuto che va bene, ho sbagliato, ho lasciato per l'ennesima volta i calzini per terra e tu sei tu che li devi tirare su e casomai mettere nel cesto della roba sporca, sono d'accordo. Ma il modo con cui me l'hai detto era un modo talmente, si dice, di potere, che mi hai sgridato e mi hai messo in una posizione down che io non riesco e mi arrabbio. Bene, la comunicazione cosa significa? Quindi c'è questa relazione che un po' uno è, noi diciamo, up e uno è down, uno su e uno è giù, ma anche, voglio dire, nelle relazioni stessa. Ci sono dei momenti nella vita in cui, mi viene in mente una giovane coppia, in cui c'era lei che diceva, appunto, io quando sono venuto con te, una delle cose magnifiche è che io ti vedevo colui che mi aiutava, che mi dava dei consigli, io mi appoggiavo a te, tu eri il mio sostegno, e lui dice sì, ero in questo. Cosa succede? Che man mano nella vita la signorina, che allora era down, fa un figlio, comincia a avere la sua vita lavorativa e comincia a non vedere più l'altro come colui che ha la verità, che lui che ha il sostegno, che lui che la guida. Ma comincia a diventare un po' alla pari. Allora, cosa vediamo oggi? Allora, uno è questa relazione up-down, a volte molto rigida. Questa relazione up-down che può anche essere siamo diverse, non solo sopra-sotto,
ma è una persona, come facciamo nell'esempio, mi risponde male, l'altra tace, quella che sopra e l'altra che... Ci completiamo a vicenda in questa modalità. Mi comporto diversamente, però c'è una complementarietà. Ok? Quindi io reagisco, nel senso che io sono sotto, aspetto il tuo giudizio, tu mi giudichi, ma c'è una complementarietà. Ci sono alcune coppie, invece, alcuni momenti, possiamo anche dire, in cui questa complementarietà non c'è per nulla. Le due persone sono simmetriche. Cosa significa simmetriche? Reagiamo allo stesso modo rispetto a ciò che abbiamo ricevuto. Facciamo un esempio. Allora, l'esempio è una risponda male e l'altro anche. L'esempio classico è, che fanno vedere le vignette, è io sono a letto con te, io suono. E l'altro dice, beh, io non accetto che tu suoni. Vabbè, ma non me ne frega niente, io fumo. Cioè, nessuno entra più nel contenuto del perché non mi piace che tu suoni o perché non mi piace che tu fumi. Ma sono quelle coppie che continuamente litigano, ma non si separeranno mai, sono le coppie che più difficilmente si separano, per cui non riescono sempre a entrare nel contenuto della discussione, ma è se tu la pensi così, io la penso così. Non arrivano mai a vera condivisione. Però è un modo per confermare all'altro che io esisto. È una continua conferma che io sono così e tu sei così, io sono così e io sono così. Bene, vai avanti. Nelle slide, Arianna. Ok. Qual è la comunicazione nella relazione? La comunicazione sana in una coppia è quando c'è sia la simmetrica che la complementare. Noi li usiamo sempre, ogni tanto abbiamo bisogno di dire la nostra, quindi di essere, come noi diciamo, dopo vedremo, assertivi. Abbiamo bisogno di dire io sono così, ma alcune volte abbiamo anche bisogno di dire io ho bisogno di te, accetto il tuo sostegno, accetto il tuo giudizio, accetto il tuo parere. Oppure mi comporto così, va bene, sono down in questo momento, ma questo down non è, cioè, non è sempre detto, come nell'episodio, sono carnefice vittima. Però alcune posizioni tu sei più forte, io sono più debole. Quindi dipendo da te. Ma non è nulla di male. Può esserci nella vita quante volte, perché abbiamo interessi diversi. Come abbiamo detto prima, abbiamo anche atteggiamenti, modalità di vita diverse. Per cui se tu sei pratica, all'estremo d'organizzatrice, un'organizzatrice, io in questo momento mi metto down, accetto la tua organizzazione, il tuo parere. Non mi metto a dire, ma allora se tu sei così, io sono così e non si arriva mai a nulla, a una soluzione. No, accetto di essere complementare a te e quindi insieme la nostra complementarietà permette di costruire, di crescere, di aiutarci a crescere. Ci sono però alcuni momenti in cui è necessaria la simmetrica. È un antagonismo ma sano. Non sei solo un avversario, ma mi permette una discussione, un litigio che possa andare allo scontro, ma alcuni momenti lo scontro mi serve anche per dirti guarda che io sono questo e devi accettarmi per quel che sono. Cioè quella che si dice la sana litigata, dove io però o l'altro, io e l'altro mettiamo in campo quello che siamo. Ecco, quello che per uscire basta passare dall'uno all'altro, cioè nel senso che ricordiamoci che le coppie simmetriche è vero che non si separano, però è anche vero che sono faticose, ok? Le coppie invece molto complementari alla fine sono quelle che si separano più facilmente. Perché, dice la letteratura, perché quello che sta sotto e smette di stare sotto alla fine dice sono stanco di sempre quello che tu mi giudichi, tu mi consigli, tu mi governi, tu mi guidi. Ma a volte anche quello che sta up che si stanca perché ha voglia di avere l'aiuto dell'altro. Per cui le coppie estremamente complementari si è visto che sono quelle che possono, non è detto che lo siano, ma più frequentemente separarsi di quelle simmetriche. La sana coppia è, come abbiamo visto, quella col bel mezzo E. Vai avanti, dottoressa Ferretti, prossima diapositiva
è quella che vi dicevo del conflitto, che è un'occasione di confronto e mutamento, cioè quando non è all'estremo la simmetria, il conflitto è sano, è negativo quando, a forza che il litigio può essere il conflitto, potremmo vederlo, porta invece una relazione simmetrica all'estremo, ma anche con dei contenuti non simmetrica solo perché io mi comunico, io ti dico. Cioè se nella simmetrica si dicono poi anche i contenuti, non si arriverà a essere, si è faticosa, ma si va avanti. Quando invece non affronto i contenuti, ma nego il disagio, non parlo di ciò che mi crea sofferenza, sposto sempre il conflitto su altri, là è sempre colpa dell'altro, non è mai colpa mia, credo che il proprio atteggiamento sia appunto una conseguenza di ciò che fa là, cioè non mi metto mai in discussione e quindi non dico che un po' è mia la colpa, un po' è tua, cioè la famosa responsabilità è di entrambi. Il conflitto continua perché nessuno dei due non entra mai alla pari a dire io ci sono, ma è sempre un evitare, come vedete, nego, evito, non parlo, evito, sposto sull'altro, evito, attribuisco sull'altro, evito, cioè io non ci sono mai. Quindi questo porta a un conflitto estenuante e all'impossibilità poi di arrivare a separarsi senza sapere a volte neanche perché ci si separa, ok? Chiudo l'altra diapositiva. E qui in mezzo è quella che viene chiamata assertività, cioè il conflitto o una relazione è sana, ok? Non quando non si litiga, che significa litigare, ma attento, quando io esprimo in modo assertivo i miei bisogni, le mie aspettative, i miei desideri, come mi vorrei e come ti vorrei, detta proprio messa, detta così. Quindi l'assertività è quell'area che permette alle persone, appunto, di esprimere i propri bisogni, i desideri, nel rispetto di sé e dell'altro. Però è che solo nell'assertività, nell'espressione di quello, come mi sento, cosa desidero, te lo posso dire. Poi posso anche non essere confermata, non significa che io venga confermata, posso mettermi in discussione, posso posticipare un mio desiderio, ma lo esprimo in modo che ci permetti, possa esserci quell'incontro e quell'incontro nella condivisione. Io condivido che tu sei diverso da me, ma questo non significa, accetto che tu sei diverso, che puoi stare sul divano di più di quello che potrei fare io, ma questo non significa che non riusciamo ad esprimere i propri bisogni, a volte anche a soddisfarli. Chiaro che tutto questo passa in quella che noi definiamo in questa slide assertività, che non è né la passività né l'aggressività, ma un'espressione di me e quello che chiedo dall'altro. Vai avanti, dottoressa. Quello, l'ultima, poi la passo la parola di nuovo alla dottoressa Ferretti, è che quando sto male con lui o con lei, che cos'è che viene compromesso? Come abbiamo visto, l'espressione dei propri bisogni, la negazione, evito. Ma che cos'è attraverso l'evitamento? L'evitamento è non quindi un funzionamento, noi lo diciamo, comportamentale, cognitivo, affettivo. Che cosa significa? Evito di che cosa? Di chiederti o di esprimere un mio bisogno, comportamento. Evito di gratificarti, di portarti, di dirti cosa vuoi, non faccio più nulla in casa. Evito di portare il figlio a scuola o perché poi ho paura di un giudizio. Ad esempio ho paura di un giudizio. Evito cognitivamente di esprimere un mio pensiero. Perché poi se so che questo porta al conflitto, so che porta a qualcosa che non so se a te piace, per cui per paura di avere, esempio, io faccio questo esempio, ma ce ne possono essere tanti altri, di avere una feedback, diciamo così, una controreazione, una reazione dall'altro, che potrebbe essere non di approvazione, non di condivisione, ma implica comunque metterci a parlare, trovare una nuova condivisione.
questo comunque viene compromesso. Quindi compromissione cosa significa? Che appunto è, cioè il comportamento cambia, pensiamo, sto pensando a quante volte nella coppia un giochetto che si fa sempre, io lo chiamo giochetto, è un bel cerchio e cominciamo a vedere, guarda un po', sull'area cos'è che non funziona tra di noi? Abbiamo cominciato a litigare con gli amici, dagli amici non andiamo più d'accordo, quelli che sono suoi o sono miei, insomma, di fatto a lui non piacciono i miei, a me non piacciono i suoi, l'area amicale è compromessa. Compromissione dall'area amicale, non parliamo dei genitori tuoi, dei genitori suoi, famiglie di origine, ognuno vede la propria e non c'è più condivisione. Cominciamo con sessualità, non ne parliamo, poche volte perché io devo, tu devi, poi evitiamo, quindi chiusura di questo, di ogni area. Genitorialità, dopo un po', anche con i figli compromissione, perché quello che pensi tu non va bene a me e quello che pensa lei non va bene a quell'altro, quindi tutte queste aree man mano vengono, man mano avanza la compromissione e da quella che era un'area diventa una vastità, cioè tutto il cerchio, il pezzetto, i vari pezzi di questa area, pensate a una bella torta con tante fette, la fetta della giudico va via, la fetta della genitorialità va via, la fetta della sessualità va via, la fetta dei, man mano quella che può essere l'espressione della vita quotidiana viene compromessa. Questo, la compromissione e la conflittualità, ricordiamoci che spesso possono essere occasioni, eventi dolorosi che la fanno, che la coppia non è capace, un fallimento lavorativo, una disoccupazione, una malattia, ci sono la malattia di un genitore, ci sono degli eventi dolorosi della vita o che possono portare, o conflittualità inespresse, che può portare a quella che qua viene definita un'elevata ostilità. Lascio la parola, ecco, l'ultima mia slide, questa, per parlarvi dopo, comunque, è che nella compromissione è questo fuoco, vi ricordate la legna? Allora io ho parlato di evitamento, quindi evito questo, evito quello, evito quell'altro, incontro non c'è, la legna che io porto dentro la mia coppia per paura di entrare in conflitto, perché non so cosa pensi, perché non so mai cosa pensa. Io penso che tu pensi, no, e vedremo dopo qualche altre di queste, io penso che tu pensi, vengono all'interno, si costruiscono e si stabilizza nella coppia, la legna sparisce e il fuoco nella pian piano ostilità, ma a volte non solo ostilità. Non ci parliamo più, i famosi silenzi, non so più chi sei, ecco che non so più chi sei, la legna non c'è più e il fuoco man mano si spegne. Dottoressa Ferretti, a lei nel fuoco che si spegne. Allora, noi andiamo spesso a lavorare sui pensieri e sulle emozioni con le coppie, perché? Perché sono due elementi interconnessi, quindi le emozioni vanno a interferire con i pensieri e viceversa. Attraverso questo meccanismo andiamo anche ad identificare quelli che sono i pensieri disfunzionali e le distorsioni, oltre alle emozioni che troviamo più frequentemente nella coppia. Anche perché la coppia, quando se ne rende conto, comincia anche a comprendere quello che è appunto il funzionamento della coppia. Sia i pensieri che le emozioni vanno ad interferire con l'immagine che abbiamo di noi, l'immagine che abbiamo dell'altro, il modo in cui andiamo ad interagire, quindi la qualità delle nostre relazioni, come stiamo nelle nostre relazioni. Qui abbiamo riportato quelle che sono le emozioni che di solito vengono riportate in terapia, quindi la rabbia, la noia, la delusione, la colpa, la vergogna, la solitudine e anche la tenerezza. Di solito i nostri pazienti, quando vanno a descriverci quelli che sono degli avvenimenti di tensione, di conflittualità all'interno della coppia, fanno appunto riferimento a come si sono sentiti nel vivere quella situazione X.
spesso vediamo che alcuni portano la rabbia, altri la colpa, è difficile che la stessa situazione venga vista e percepita alla stessa maniera da entrambi i partner. E infatti andare a lavorare su questo li rende anche maggiormente consapevoli di quante distorsioni cognitive, cioè di quanti errori, interpretazione, no, della mente dell'altro, ad esempio, o dell'emozione che l'altro prova nella situazione, si possono verificare. I cicli interpersonali sono essenziali perché? Perché ci permettono, costruendoli insieme ai pazienti, di far capire loro quello che succede all'interno di appunto cicli che si vanno a ripetere e ripetere all'interno della relazione. Qui abbiamo riportato un esempio. Lui è spesso silenzioso, quindi concentrato sui problemi lavorativi, è un uomo che lavora moltissimo, ha tante responsabilità. La lei invece della coppia si sente non considerata e per questo si arrabbia, sperando che questa rabbia faccia capire a lui che ha bisogno di avere maggiore attenzione. Però cosa succede? Che lui questa rabbia non la interpreta nella stessa maniera, anzi tende ad evitare il confronto con lei proprio per evitare il conflitto e la discussione. Quindi quando vede la partner che è arrabbiata, anziché rispondere al bisogno che lei esprime ma non esprime perché non ne parla, evita, e quindi questo porta lei a rimuginare sul problema, sul fatto che non si sente considerata, con una conseguenza importante sulla sofferenza emotiva che aumenta. Quindi, come immaginerete, va ad aumentare sia la rabbia ma compare anche la tristezza. Considerate che questi cicli interpersonali noi li andiamo proprio a costruire e a discutere con i pazienti. Andiamo dunque a vedere quali sono le principali distorsioni cognitive in ambito clinico. L'astrazione selettiva è la tendenza ad estrapolare da un contesto un'unica asserzione o circostanza per formulare quella che è un'interpretazione erronea, cioè che non è non si basa su dei fatti, ma è appunto un'asserzione che viene fatta a prescindere. Qui abbiamo fatto degli esempi per farvi capire. Marco è un uomo che aiuta sempre Laura a fare le faccende di casa il sabato pomeriggio, però al tempo stesso ama anche uscire con gli amici, gli piace lo sport, andare in palestra, e Laura tende a vedere solo le uscite che lui fa con gli amici, il tempo che trascorre in palestra, ignorando il fatto che magari su 8, 9, 10 weekend lui è presente la maggior parte di essi. Le false attribuzioni invece fanno riferimento al fatto che le persone utilizzano delle inferenze, quindi delle ipotesi, per spiegare a se stessi il comportamento dell'altro. Quindi considerate che queste attribuzioni si basano sulle nostre esperienze e non è detto che corrispondano al vero, ci possono trarre in inganno. Ad esempio, Francesca inferisce dal comportamento di Carlo, che rientra a casa scontroso, che lui possa essersela presa con lei per qualcosa e quindi comincia a rimuginare, si chiede cosa potrebbe aver fatto, aumenta l'ansia. E quindi cosa fa? Evita di interagire con lui, si mostra distaccata e infastidita a sua volta. Quindi questo comportamento scontroso viene inferito da Francesca, chiaramente senza chiedere a Carlo che cosa succede, come mai si sente così. Le attribuzioni negative fanno riferimento alla tendenza a generalizzare e enfatizzare quelli che sono i comportamenti negativi dell'altro, inteso come comportamenti, insomma, che non ci piacciono molto. E chiaramente, per quanto riguarda i comportamenti positivi, sia la tendenza a minimizzarli o attribuirli al caso. Le attribuzioni negative sono uno dei motivi del disagio all'interno della coppia, se vengono chiaramente reiterate nel tempo, perché vanno ad incrementare la frequenza delle discussioni che non sono efficaci, e quindi una persona si scontra con l'altra andando a generalizzare e enfatizzare i comportamenti negativi. Ad esempio, non fai altro che criticarmi, non mi ascolti mai, non pensi ad altro che agli affari tuoi, ieri sera non ti sei addormentata alle 21 per puro miracolo, e magari lui se n'è accorto che questo è un problema all'interno della coppia e ci ha lavorato. Mi hai trattato bene solo perché ho avuto un aumento di stipendio, non perché sei felice per me o perché avevi voglia di stare con me o perché non eri arrabbiato. La lettura del pensiero è la tendenza a prevedere quello che pensa l'altro,
senza però averlo verificato. Quindi immaginatevi in una discussione con il vostro o la vostra partner, andando ad ipotizzare quello che pensa, andate a sbagliare, perché magari l'altro sta pensando tutta un'altra situazione, tutta un'altra cosa, proprio perché quello che accade ogni persona lo va ad interpretare a modo proprio, in base alle proprie esperienze di vita e a tanti altri elementi. Chiaramente, senza andare a parlarne e magari dicendo ho sempre pensato che amassi restare a casa il sabato sera, lo do per scontato, lo prevedo nella tua mente ma magari non te lo chiedo, si va a creare appunto un attrito all'interno della coppia. Pensate anche a degli esempi più comuni del tipo: tanto lo so che tu pensi questo di me, tanto lo so che in questa situazione mi vedi in questo modo, quando in realtà magari l'altro assolutamente non ci ha pensato. La visione a tunnel invece è la tendenza a prestare attenzione a certi aspetti di un'interazione o di un evento, ignorando completamente gli altri. È una tendenza che può portare appunto a distorcere, quindi a creare degli errori cognitivi nelle esperienze personali anche del partner e della relazione. Ad esempio, noti tutto quello che sbaglio, mentre quando faccio qualcosa di giusto neanche te ne accorgi. Quindi questa persona va a porre attenzione proprio all'errore e al fatto che il partner o la partner glielo fa notare. L'inferenza arbitraria invece è la tendenza all'essere prevenuti da fornire quelli che sono i giudizi sfavorevoli senza fondamento. Ad esempio, tanto lo so che non pensi mai ai figli e pensi solo a divertirti. Sono dei giudizi, delle critiche che vengono fatte senza che ci siano proprio dei fatti, dei fondamenti o supporto. Poi c'è l'ipergeneralizzazione, che invece è la tendenza a partire da un solo episodio per trarre quella che è una conclusione, andando poi a dire, a riferire al partner che quello è il suo modo di comportarsi di solito. Ad esempio Federico, che è un uomo molto attento, di solito e sta attento anche alle esigenze di Lisa, che è la sua partner, un giorno non risponde al telefono, lei aveva bisogno, aveva un'emergenza, ma lui non lo vede al telefono perché era a lavorare. Da allora Lisa inizia a dire e a pensare che quando ha bisogno di lui, lui non c'è mai, quando in realtà è successo una sola volta e da lì ha generalizzato a più situazioni, per non dire a tutte. E poi abbiamo il pensiero dicotomico, che è quello che viene comunemente definito come il pensiero tutto o nulla, quindi considerate che da una parte, un po' come per l'assertività, abbiamo un'idea, dall'altra l'opposto, quindi ad esempio sì, no, questo è giusto, questo è sbagliato, questo mi fa stare bene, questo mi fa stare male, è un tipo di pensiero che è molto tipico anche tra le coppie felici, e che di solito se ne rendono conto quando se ne parla. È una tendenza che a volte non è proprio del tutto consapevole alla persona. Ad esempio, se non ci fossi io che mi occupo della casa, qui nessuno farebbe niente. Quindi da una parte abbiamo io che faccio tutto, dall'altra parte tu non fai niente o nessuno fa niente. Oppure se non sono io a prendere l'iniziativa, per te non avremo mai dei rapporti sessuali. Abbiamo da una parte io che prendo l'iniziativa, dall'altra parte se io non lo faccio, non avremo mai dei rapporti sessuali. Bene, lascio la parola alla dottoressa Rebecchi per l'ultima parte. Allora, per chiudere, che lasciamo le domande, io dirò solo proprio due cose sulla psicoterapia, nel senso che, vabbè, qua noi faremo di solito quando arriva la coppia, può arrivare il singolo, cerchiamo di fare, si lavora sia sul singolo, ma soprattutto su entrambi. La psicoterapia cognitiva alla coppia è breve, è una terapia non di quelle lunghe, breve, ed è di solito dopo una valutazione, si decide insieme con la coppia su cosa lavorare, ed ovviamente è più focalizzata rispetto a una terapia individuale su quelle che sono di andare a migliorare quella che è la richiesta della coppia, sulle problematiche portate dalla coppia. L'obiettivo è quello che dicevamo prima, far sì che sia una coppia che sta bene, cioè portare a un miglioramento del funzionamento e quindi del benessere stesso della coppia. Sicuramente la terapia, come dice qua nel quadrato che è riportato nella slide, è attiva e collaborativa, nel senso che ci sono anche dei compiti da fare e non si va tanto sul passato, ma si va su ovviamente la storia della coppia, perché ha portato a quel qui ed ora ad oggi, ma si lavora sul qui ed ora.
Quindi, come si dice, dalla valutazione alla restituzione si decidono gli obiettivi del lavoro, di questo percorso, e si lavora su quello che avete visto, comportamenti, quelle famose cognizioni o pensieri che vi ha illustrato con tutti gli esempi la dottoressa Ferretti prima, che portano delle emozioni e che si porta a tutte, a, noi li chiamiamo i cicli interpersonali, e delle interazioni, come vedete, io dico questo, quello fa l'altro e quest'altro, cioè si vanno a diventare consapevoli di questi meccanismi che portano quindi al mal funzionamento della coppia, potremmo dirlo così, e quindi a cercare di rivederli, di ridisegnarli, di poter, per quanto è possibile, di modificarli affinché questi famosi ingranaggi riprendano e la coppia possa riprendere nel proprio funzionamento, ma soprattutto a star bene. Veniamo dopo arrivo alle risposte, l'ultima cosa che facciamo, questa possiamo saltare, nel senso che questa era la definizione di che cos'era la coppia, due costruttori della propria vita. La coppia ai tempi del Covid, ultima diapositiva, poi rispondiamo a tutte le domande che potete fare in chat, ok? Che cos'è? Allora, già oggi avete visto giornali recenti, poi devo dire che mi sono dimenticata di fare la foto e di mettervela nella slide. Resto del Carlino di qualche giorno fa, il 60% delle coppie sta malissimo dalla Covid. Nel periodo della pandemia ha fatto scoppiare una coppia che già soffriva. La coppia già era una coppia in sofferenza e oggi è una coppia che sta scoppiando. L'abbiamo visto anche nella richiesta d'aiuto al centro clinico, lo vediamo, si sente, si vede. Cioè, voglio dire, dai giornali portano riscontro di un aumento quindi di separazioni. Cos'è che è scoppiato? È scoppiato perché quella famosa intimità è diventata, come diceva, di fatto meno intima, troppa vicinanza. Io vi ho parlato della legna, di due parti, di due io. Ecco, questi io, troppa vicinanza, alla fine scoppiano, diventano, non è possibile avere troppo tempo nello stesso spazio, cioè l'individualità viene meno, allora la coppia è una condivisione in incontro, ma i due io devono starci, ok? Quindi questi due io durante la coppia cominciano a stare troppo vicini e quindi l'intimità c'è se ci sono due persone. Queste due persone a condividere, a star sempre insieme, lo stesso spazio, lo stesso tempo, gli stessi problemi, aumenta tensione. Troppo smart working o troppo che cosa, non più voglia, non più desideri perché non c'era la possibilità di desiderare, poca sessualità e la cosa che peggio ancora era, noi come terapeuti di coppia dicevamo che uno non doveva prendere decisioni nel momento di Covid, mi separo o non si separa. Noi dicevamo fermati, soprattutto nel periodo del lockdown, non prendete decisioni. Questo però che cosa lo stesso ha portato? Che proprio tempo e proprio spazio, che cosa è successo? Un dato che è stato comunicato dagli avvocati ed eccetera, che la maggior parte di separazioni è stato che durante il Covid, la troppa vicinanza, eventuali scappatelle o le relazioni extraconiugali si sono evidenziate. Per cui queste, i tradimenti, sono venuti fuori, cioè l'altro l'ha imparato ed è aumentato il numero di divorzi, di separazioni, divorzi proprio per la non possibilità di mantenere i segreti dei tradimenti. Questo per darvi un'ultima news. Chiaro che anche prima la conflittualità di molte coppie è aumentata durante il lockdown. Io direi che abbiamo finito e cominciamo a vedere le vostre richieste e approfondimenti. Allora, andiamo a vedere. Allora, dice che l'aiuto Marco ha fatto una battuta, questo Marco, questo e dice che Marco, questa è la aiuta Laura a fare le faccende di casa, dice brutto esempio. Dipende dalla coppia, i contratti ragazzi sono diversissimi, uno non entra mai, come dire, non mettere il dito tra moglie e marito, ok. Le faccende di casa, why not, come si dice.
Vado se rispondi tu con una curiosità per intraprendere questo percorso di studi per poi in futuro lavorare in questi ambiti. Bisogna prendere una laurea in psicologia. Oddio mio, aiuto, non so chi sei. Sicuramente questa posso risponderti da già didatta, perché la dottoressa sta, anche la dottoressa didatta, studi. Allora, sì, lavorare sulla coppia no. Si può lavorare, allora, la psicoterapia di coppia, la psicoterapia è fatta da degli psicoterapeuti. Per fare psicoterapeuta devi laurearti o in medicina o in psicologia, ok? E in entrambi i casi, sia che tu sia medico che sia psicologo, sicuramente psicologo, devi fare la scuola di specializzazione in psicoterapia. All'interno della scuola di specializzazione c'è un branco di sicuro di, comunque ti viene anche illustrata, adesso dipende dalle specializzazioni, ma ad esempio parlo della nostra, sicuramente un master sulla coppia, anche se parli della psicoterapia all'individuo dei bambini, un master sulla coppia viene fatto. Possono esserci i mediatori di coppia, i consulenti, quelli dei mediatori dei conflitti, che lì non sono terapeuti, ma lavori solo sulla mediazione, ad esempio nel caso della mediazione familiare dopo separazione, per aiutare i due genitori a mediare nelle scelte educative. Ma anche lì è un master o un corso. Può essere, credo che si... Per entrare in quel master possono esserci psicologi, educatori, è un po' più ampio, ci cioè può entrare anche chi ha fatto scienze dell'educazione. Però bisogna essere laureati, sì, in questi due ambiti. Può chiedere indicazioni sulla valutazione diagnostica. Lascio alla dottoressa Ferretti, che è più esperta di me. Che viene sempre fatta, noi ci teniamo moltissimo alla valutazione, e si fanno degli incontri separati, quindi con la partner e il partner, per andare a lavorare sia su quelli che possono essere dei sintomi, quindi magari arriva una coppia che non ha più dei rapporti sessuali, poi dalla valutazione emerge che lui ha una depressione, che quindi non gli permette, non gli consente di avere neanche il desiderio sessuale. Dall'altra parte andiamo a identificare quelli che sono dei tratti personologici che ogni tanto si possono andare a incastrare nei cicli interpersonali di cui abbiamo parlato prima. E poi per noi importantissima la Libet, non so se la conoscete, magari sono due parole, dopo le diciamo se non la conoscete, che ci aiuta a concettualizzare il caso, in questo caso della coppia, quindi andare a vedere dove certe emozioni e certi pensieri le persone hanno imparato a farli, quindi all'interno della coppia si vanno ad analizzare delle situazioni per entrambi in cui c'è stato un conflitto, per vedere lei come lo concepisce, che pensieri fa, cosa pensa di sé, come si sente, e la stessa cosa per quanto riguarda lui. Poi prendendo quelle emozioni e quei pensieri si va a capire da dove nascono, quindi facciamo, ed è l'unico momento in cui facciamo un passo indietro nel passato per appunto concettualizzare quello che emerge anche nel presente. Dopodiché la valutazione viene inviata al clinico che la legge la restituisce e se c'è bisogno va a spiegare qual è l'intervento proposto alla coppia. Vado con la seconda, poi vedo che ce ne sono un bel po' e poi dopo lascio a te. Allora, quando viene intrapreso un percorso di coppia, lo leggo a tutti, è utile e plausibile deontologicamente proporre degli incontri individuali dallo stesso terapeuta, o ciò potrebbe minare l'alleanza terapeutica creata. Allora, che cosa succede? Può entrare uno e si vede che il problema è di coppia. Di solito comunque è un terapeuta, nella terapia sistemico-relazionale dove c'è anche lo specchio sono a volte due, però per noi è un terapeuta. Il terapeuta è uno, ma se io vedo e viene prima il signore, a questo punto la volta dopo invito la signora. Cioè in psicoterapia di coppia quello che si dice, dopo però non rimango come colui che è neutrale, cioè che facilita la relazione tra i due. Quindi non è che, faccio un esempio, oggi mi ha chiamato un signore che ho seguito individualmente per una serie di incontri, ok? Mi chiedeva che gli hanno consigliato una terapia di coppia e mi chiedeva se faceva terapia di coppia. Al signore l'ho rifiutata terapia di coppia, mandata a un collega, proprio perché l'alleanza
come dicevo, la relazione più che ancora prima dell'alleanza, la relazione che ho col Signore è molto diversa, non sarei neutra. Per cui, perché il modo comunque di comunicare, avendo avuto dei colloqui, avendo avuto quindi una relazione e un'alleanza con quel Signore, non posso essere così alla pari con la signora che non conosco. Quindi questo modo porterebbe ad avere pregiudizi, a non costruire un'alleanza neutra tra le due persone. Ok? Vai l'altra, sarà possibile? Sì, chiedono se c'è la registrazione, sicuramente sì, anche le slide le inviamo, non c'è nessun problema. Ho visto che chiedevano anche la bibliografia, sì c'è, nella penultima slide trovate tutti gli autori citati. Allora, chiedono cosa ne pensi della gestione dei segreti all'interno di una coppia che intraprende un percorso di terapia. Oh, vi faccio l'esempio. 20 anni fa o 30 anni fa, se quando facevamo i due colloqui individuali all'inizio, che non è sempre detto, ma a volte si fanno, si diceva che se uno teneva dei segreti, esempio una relazione extra individuale, una relazione con un amante o un'extra, non sarebbe stata possibile una terapia di coppia, cioè nel senso che bisognava essere puliti. Oggi la maggioranza, adesso non so, però dei terapeuti dice io ho due persone davanti, mi devo fidare di loro perché con loro costruisco una relazione e un'alleanza. Se quello tiene un segreto, se uno dei due ha dei segreti, ma mettiamo anche che nell'individuale uno dei due mi dica che ha una storia con un'altra persona, il problema è suo, non è mio della coppia, perché nel momento in cui accetta di lavorare in coppia, si assume lui le responsabilità degli agiti che ha. Ok? Quante volte sappiamo benissimo che i segreti oppure l'amante viene fuori, in qualche modo il telefono guarda un po', non ne posso più di tenerlo nascosto e lo lascio alla portata della moglie. Mi viene in mente il bigliettino del bar quando dico che vado via, sono in un'altra città e poi lascio un bigliettino di un bar il giorno stesso del bar di Modena, cioè ok? E io avevo detto a mia moglie che era Bologna, lei scopre un biglietto di un pagamento al bar a Modena. Faccio un esempio. Allora, tutte queste volte ci sono dei segreti che non riesco più a tenere segreti. Quello che però si dice di solito è che sono io responsabile delle mie azioni, perché devo portare un mio problema all'altro. O all'altro porto il problema che noi due non andiamo d'accordo, da te vorrei delle cose, io non ci riesco, non riesco più a essere, a condividere con te. E quindi vado a vedere qual è il problema, come mai si è instaurato, ma i segreti rimangono segreti e basta, ok? A meno che l'altro uno non voglia dire basta, o voglio dire questo è stato un problema per me, è successo. La terapia finita poco tempo fa di coppia in cui lui ha ammesso alla moglie, io avevo questa storia, ho bisogno di, te lo dico, te lo ammetto, so. Perché poi nel caso del segreto dell'amante, ricordatevi che io devo riacquistare fiducia, perché l'altro dice, ma poi se te ne sei fatta una, ma io posso fidarmi che tu veramente sei con me? Quindi io devo dare le conferme all'altro che ciò non accada. Quindi dipende anche lì dai segreti. Io ho preso il primo che mi è venuto in mente, che era il segreto di solito di una storia extraconiugale. Mi viene anche da dire che quando in terapia però c'è un amante fisso, allora lì è più complesso, perché comunque entra una terza persona all'interno del setting, quindi il nostro lavoro è limitato, non riusciamo proprio, no, a rimandargli tutti quelli che sono le componenti del problema e del disagio, quindi valutiamo anche spesso, è stata una scappatella, è successa una volta, è un partner fisso, e anche un tradimento come viene concepito dalla coppia. Spesso lavoriamo anche proprio sull'accettare che ogni tanto certe cose succedono, non tutte le coppie lo vivono allo stesso modo, neanche il tradimento. Ok, vado all'altra dove dice, vabbè, quella che ha perso gli interventi, se vuole la registrazione o altro. Quello che invece, che ci sia un punto di non ritorno per la coppia, sì, cioè dipende, non capisco cos'è non ritorno, cioè nel senso che quando si separano
normalmente le coppie, non è detto che vedono le cose in modo più oggettivo, non è detto che la separazione porti, stando al di fuori, cioè diminuisci il conflitto, ma non è detto che tu diminuisca il punto di vista e la valutazione che hai di quella situazione di te e dell'altro. Quindi è un cambiamento che deve essere fatto all'interno della coppia, dove i due si devono mettere in discussione, capire cosa non è andato e anche a mettersi in gioco nel cambiamento. Vai. Chiedono se le coppie senza o con poca attività sessuale possono durare. Questa è una bella domanda, ce la fanno spesso. Avete presente i vari spicchi che ho fatto prima della torta? Ok, allora se io comincio a togliere uno spicchio, allora poi è vero che ci sono anche i matrimoni bianchi, eh? Attenti, io nella mia storia ex psicologo del consultorio familiare, una coppia su 10 è un matrimonio bianco. Cos'è un matrimonio bianco? Sono le coppie che non hanno, attenzione però, rapporti sessuali, ma un'attività sessuale c'è. Cioè, sulle coppie che non hanno rapporti sessuali per vari problemi dell'uno o dell'altro, ok? Vaginismo, impotenza, tutto quel che volete, quindi ho paura, non so che cosa, però un'attività sessuale c'è, non c'è penetrazione, quindi a volte vengono dopo 8 anni perché vogliono un figlio, ok? Il poca attività sessuale, adesso dipende dove uno è, com'è, come l'hai detta. Però di solito la poca attività sessuale porta che l'altro ha dei risentimenti, dei rancori, c'è il non detto e dopo avviene tutto quello che un po' ho spiegato io, che un po' ha spiegato la dottoressa Ferretti e alla fine questo spicchio ne viene via uno, ne viene via un altro, fin tanto che le persone, cioè un conto è non ho e devo andare a capire perché. Perché anche la sessualità è anche uno scambio, è un piacere. Quindi andiamo sotto ed affrontiamo i problemi e non lasciamo che troppo avanzino, perché troppi spicchi dopo la torta non ci sta più. Ok? Certo. Allora, qua chiedono l'assertività, come rendere la comunicazione più assertiva nella coppia? Bisogna fare un po' di pratica, intanto capire se siamo più passivi, più aggressivi e cercare di sforzarci. Io in questa situazione mi sono sentita così, ad esempio, questo è un esempio, anziché dire tu mi fai sentire sbagliata, piuttosto che stare in silenzio e poi dopo con il non verbale manifestare un malessere o una tristezza piuttosto che una rabbia. Provare in qualche modo a esprimere quello che pensiamo, come ci sentiamo, i nostri bisogni nel rispetto nostro, ma anche nel rispetto dell'altro. Qui ci vuole solo del L'età tempo. della coppia, allora l'età delle coppie non c'è un'età, cioè voglio dire se io penso che ho lavorato in consultorio familiare sul privato, posso dirvi che ho avuto delle coppie, giovani coppie prima di sposarsi che avevano bisogno di conferma o di comunque andare a convivere, coppie dopo il primo figlio, elemento di evento per cui non ha, il figlio fa scoppiare perché manca. I bisogni della coppia non sempre, i bisogni individuali e i bisogni della coppia non vengono sempre soddisfatti perché il bimbo è al centro dell'attenzione, uno dei due non riesce più a pensare all'altro perché è tipo la moglie che tutta la mamma che è presa dal bimbo. Quindi uno, periodi problematiche di lavoro, pensionamento, coppie che si separano, chi era che oggi dicevano Bill Gates? Non mi ricordo, un personaggio, l'ho visto mentre passavo, importantissimo, che ha 60 anni e si separano anche a 60 anni. Quindi un'età specifica non c'è. Qual è la tendenza del successo? Ecco, per la coppia, la valutazione di esito dell'intervento della coppia è molto, diciamo che non è, vi posso dire alcune, intanto se il cambiamento, ti posso dare più che altro degli elementi, se il cambiamento è voluto da entrambi, o c'è uno dei più che tira e all'altro gliene frega poco, detta come va detta, e quindi non c'è una scelta del migliorare da entrambi. Quanto le due persone vengono e hanno fatto, quanto più quegli spicchi sono diventati la vita. Allora, se io ho una coppia che viene, diciamo prima, perché ho poca attività sessuale, voglio capire perché, sei tu, sono io,
che cos'è che accade, oppure cominciamo a litigare e io vorrei capire il perché, senza, finché diventa troppo invadente, troppo pervasiva, sicuramente il successo è buono. Di solito nella coppia il successo è positivo, ok? La percentuale, ci sono troppe variabili per dirti, non ci sono in letteratura. Ecco, quello che in letteratura c'è sicuramente che in tutte le variabili, se ci sono entrambi, vengono entrambi e vogliono entrambi cambiare. Ecco, questo va bene, questo è chiaro. Allora, ti leggo questa domanda. Dice, terapia individuale manifesta un solo punto di vista, quindi una sola volontà. Quindi maggiore difficoltà. Per la terapia di coppia è necessaria la volontà di entrambi, quindi già un buon punto di partenza. Come affrontare questi differenti approcci? Sono due modi diversi. Allora, adesso dipende dal terapeuta, poi dopo Arianna di te. Allora, io in questo momento sto affrontando una problematica di coppia con un signore. Ok? Allora, che cosa c'è? C'è sicuramente però che c'è l'altra, anche l'altra partner è in terapia. Cioè nel senso che i due si sono accorti quanto il loro, la loro difficoltà e conflittualità era legata appunto a quella domanda di prima. Il signore oggi è venuto fuori, io non ho mai espresso quello che avevo bisogno, cioè, e la mia attenzione era così tanta, problema personale del singolo, del giudizio eccetera, per cui lì la coppia era secondo, cioè voglio dire, il problema è mio, non ero assertivo. Ok? Ho sempre evitato, quindi di fatto per un problema suo, per un problema dell'altro, e preferisce qui in questo caso i problemi individuali sono, a livello di persona, sono più elevati della difficoltà. Se non vado a superare i problemi individuali non supero le problematiche di coppia. Ok? Che diciamo che è una questione di prevalenza. Ok? E quindi può essere che uno dei due abbia bisogno. Quante volte posso vedere i due che vengono per una problematica, si vede che lei ha una depressione, problemi personali così forti, per cui va lei, poi in una seconda istanza si fa la coppia, non è detto. A volte si fa la problematica di coppia e uno che va in terapia, però diventa molto faticoso come dispendio di energie. Ok? Quindi può essere che il punto di partenza è l'individuale, ma poi vada alla coppia. Sono due approcci differenti che possono anche essere complementari, integrati. Altre volte si decide che non sono integrati ma sono sequenziali. Non so, Arianna, se vuoi aggiungere. No, no, perfetto, sono d'accordo. Lascio a te l'altra, ABC e Libet, tua. Sì, qui parlano Libet, presente, futuro. No, la Libet è un evento del presente, poi si va indietro sull'adolescenza e poi dopo sull'infanzia, quindi la prima volta in cui è successo di pensare, ad esempio, non vado bene, non sono all'altezza, piuttosto che non sono amabile, che è molto, si riscontra molto spesso nelle coppie. E quello sul futuro non c'è. Però generalmente quello che poi accade in futuro ha sempre lo stesso schema, quindi la stessa immagine di sé e le stesse emozioni come percepite più invalidanti e dolorose. Poi ti chiedono del libro, hanno detto che hanno comprato il tuo libro e quello di Vinay, chiedono se ce ne sono altri che vuoi consigliare. Devo dirvi che uno dei motivi per cui abbiamo scritto questo libro, facendolo molto pratico, dividendo cognitone eccetera, è proprio perché i grandi libri sulla coppia, c'era un vecchio libro più cognitivo-comportamentale di storie della McCree e Goldman, non ve lo do neanche perché non serve. Quello che potete, se volete andare a vedere, c'è il vecchio libro, che non so però se è più in ristampa, di Beck sulla psicoterapia cognitiva della Melusine. Era, c'è in bibliografia nel mio libro. Quello è molto semplice, piccolino, ma molto di aiuto se uno vuole lavorare sulla terapia di coppia. Poi ci sono altri libri di altri approcci, ma cognitivo-comportamentali purtroppo, come noi diciamo da sempre, l'altro che ha scritto con un approccio non cognitivo-comportamentale, più costruttivista, se volete come nome, è Dodè, ma non ha scritto, Maurizio Dodè, ma non ha scritto libro, ok? C'è un capitolo suo su un libro di Lambruschi sulla psicoterapia cognitiva, ma è un capitolo di un libro. Quindi altri approcci sono più sistemici o relazionali, che a volte sono utili perché, come vedete, la comunicazione e la relazione
può essere d'aiuto. Quindi le due linee sono back, se andate a vedere quello nuovo, che è sempre vecchio, ma secondo me è sempre interessante perché è molto pratico, e altri libri purtroppo di terapia validi non ci sono. Ok, chiedono se la terapia si fa sulla coppia o sui singoli. Si fa sui singoli in coppia. Esatto. E nell'interazione tra loro. Nel senso che gli hai lì, ecco, la difficoltà dei cognitivi, se posso dirvi, io che vengo da una formazione sistemica prima dell'essere cognitiva, è quando facciamo supervisione, le cose che insegno sempre a chi comincia, sono alcuni trucchi, cioè alcuni un approccio nel vedere i due componenti e l'interazione tra i due, e alcuni modi in cui, aspetta, quello che si dice sempre, la coppia non è che tu lavori su due, ma lavori su tre persone. Cioè tu davanti devi, come testa e come approccio, avere lui, lei, o anche coppia omo, fatto anche coppie omosessuali, quindi comunque due componenti e la relazione. Cioè nel momento in cui lavori, la difficoltà di lavorare con la coppia è che tu davanti hai tre persone, hai tre elementi da tenere presente. I sì, due singoli, e come loro due lavorano nella singola, nell'interazione. Perché se voi prendete persone che si vede singolarmente, che lavori, e li vedi in coppia, diventano due persone completamente diverse. Anche questo ricordatevelo, però dovete sempre tenere presente che quando si dice cosa, come si lavora con tre elementi. Non è facile, quindi se anche uno inizia, supervisione è consigliata. Vai, è tuo. Chiedono dei nuovi test. E allora, per quanto riguarda l'aspetto sintomatologico, dipende da quello che emerge, cioè se la dottoressa Rebecchi fa una prima visita e si rende conto che il lui della coppia potrebbe avere una depressione, allora questo lo rimarca, e quindi quando si fa la valutazione si va ad includere un BDI piuttosto che un BAI, se c'è dell'ansia, un CoreHOM. Alcuni test sono, insomma, standard, altri invece, tipo quelli sulle disfunzioni sessuali, dipendono dal primo colloquio. Cioè di solito si fa proprio un primo colloquio ben fatto, sia insieme che a volte separatamente, e sulla base di quello si imposta la valutazione. Su certi aspetti è base, cioè standard, su altri invece può leggermente variare in base a quello che si riscontra. Ce ne sono troppe di domande, ragazzi, non possiamo farvi un master. Allora, l'assertività l'abbiamo già risposta. L'abbiamo già risposta. La psicodinamica, ecco, oltre alla sistemica, potrebbero esserci dei libri buoni anche di psicodinamica di coppia, perché anche lì però è un approccio molto diverso a quello che abbiamo dato. Non sto dicendo che vale di più di meno, ma è sicuramente un approccio diverso, e soprattutto un'epistemologia diversa. Quindi va bene, nel senso che non c'è nulla, ci sono dei libri di psicodinamica alla coppia. Io i primi libri li ho letti in psicodinamica, formazione reattiva, chiaro che è un approccio diverso. Va bene, i più problemi più frequenti, boh, allora la sessualità, le liti sui genitori, genitorialità, direi che questi sono i più frequenti. Le suocere le prendiamo in Sì. considerazione. Poi quello del narcisismo te lo lascio, ce n'è tanto, ma non l'abbiamo neanche preso in considerazione. Violenza c'è, quando ci sono tanti. Ricordatevi questo invece, come cosa che credo che sia importante, e ho capito che molti siete anche, state facendo terapia, o siete terapeuti, o siete in formazione. Violenza, ricordatevi bene, la violenza è di tre tipi. Violenza psicologica, violenza economica e violenza fisica. Allora, più che la violenza fisica, attenzione alla violenza psicologica, che non è neanche considerata, ok? Quindi chi è, ad esempio, però andate su internet, cercate degli esempi, tipo a Modena in consultorio c'è un protocollo in un altro libro che anche ho scritto, però c'è solo un capitolo, e se volete andare in internet penso che ci sia, perché c'è il centro degli uomini del trattamento dei comportamenti violenti degli uomini in un contesto però di coppia intradomestica.
E lì è, se l'andate a vedere, quella che noi sottovalutiamo, ma è veramente quella, se vogliamo, ancora più pericolosa di quella fisica. Ok? Andiamo avanti. Come agire? Ci sono i protocolli, però qua di più non possiamo dirvi. Se andate in internet, qui c'è proprio un protocollo che attuano i terapeuti del consultorio familiare e hanno fatto un corso addirittura con i norvegesi che lo attuano, quindi qui bisogna saperci lavorare. Mm-hmm. Vai ancora, menopausa, come poter, quali sono le difficoltà di una coppia? Ah, menopausa, andropausa, niente, c'è la difficoltà del rivivversi perché sono cambiate delle cose e come si lavora all'inizio che si diventa genitori e cambiano delle cose, in menopausa e andropausa hai degli altri, è un'altra fase della vita. E quindi certamente potrebbe essere d'aiuto, è d'aiuto perché vi ho detto che è una delle fasi in cui, perché no, si lavora, anzi. Vai, è tua. Allora, io leggo questo che dice, se il motivo del conflitto riguarda un figlio disabile, come intervenire in terapia? Beh, intanto bisogna capire, va bene, magari qualche informazione in più. Cioè capire se è una questione genitoriale, se è una questione più di coppia, bisogna un attimo avere delle informazioni per vedere dove c'è da intervenire e se c'è da intervenire. Sì, esatto, poi la disabilità è un evento come una malattia, quindi qui bisogna entrare e vedere quali dinamiche ci sono da caregiver, problematiche all'interno della coppia, così come tutti i bisogni evolutivi dobbiamo fare una valutazione e lì si va a vedere quali sono le problematiche che sono diverse a secondo del ciclo vitale, vanno affrontate, come va affrontato nell'individuale. Quanto riguarda l'effetto pigmalione o il narcisismo esasperato? No, io sono già sotto, io sono già, il narcisismo già fatto. Vai, sono a Eleonora Dioli, vai che tu per dice a Nadia Sorrentino, potrebbero andare incontro quali bisogni evolutivi anche qua, quali difficoltà, di quale gravità devi valutare la situazione? Una domanda così difficile dirtela asetticamente senza il contesto. Così a volte entrambi i membri della coppia riconoscono che ci sono dei problemi, ma uno dei due ha della diffidenza nei confronti della terapia. E qui è uguale alla diffidenza della terapia di entrare uno singolo. Quindi se la diffidenza è il cambiamento, valutare con l'altro. Se la diffidenza è cambiare e volere stare meglio o nella terapia, sono due cose diverse. Cioè, voglio entrare, voglio cambiare con te e quindi se voglio cambiare, cambiare per star meglio con te, a questo punto poi posso andare da un terapeuta e capire e farmi spiegare. Quindi il pregiudizio, posso vedere se è un pregiudizio che mi confermano o non confermano. L'obiettivo prioritario è voglio stare bene o non voglio stare bene, voglio cambiare perché significa voglio mettermi in discussione. Ah, ancora quello del pigmalione. Sì, ce ne sono alcune che sono ripetute. Questo qui però non ve lo sto, nel senso che il narcisismo c'è esasperato in entrambi e ci sono, ecco, qui c'è un bel libro sul narcisismo che è della Toefner, Ho sposato un narcisista, ve lo consiglio. Ultimo ancora, qual è il motivo del conflitto? Ah, beh, l'abbiamo già fatto. Ah, sono ripetute, quindi va bene. Ragazzi, sono le 8. Io ho visto che c'era una mano alzata, però non so se è un errore o no. Nadia, dici qualcosa? Ah no, ce ne sono dell'altre. Delle chat. La differenza di 15 anni, l'uomo più grande. Che tipo di difficoltà si possono incontrare? Ma le differenze sono quelle, dipende anche qua. Ci sono e non ci sono. Oggi il problema è che sicuramente entri, come prima mi chiedevano, ci chiedevano, che differenza se lui va in pensione, lei è più giovane, l'età, menopausa, andopausa. Cioè in realtà il problema è che sono esperienze di vita diverse. Quindi sicuramente esperienze di vita diverse possono essere trovarsi a vivere appunto delle robe diverse e condividerle a volte non è sempre facile se in momenti del conflitto, ecco,
perché io ho delle, in questo momento avrei voglia di esplorare, di andare fuori, di andare a ballare, vi faccio l'esempio, e quell'altro invece è un po' più stanco, faccio, ma lì dipende dalle persone, è difficile dare una, non ho visto che si possono generalizzare, ecco, quindi può essere l'età, le esperienze di vita, perché i due si sono messi insieme, ma può anche essere che 15 anni non significa nulla, eh? Cioè, quindi io non, anche qua dipende dalle singole coppie e dal motivo perché i due sono andati insieme e si sono attratti. Ecco, può essere nei 15 anni che hai quella complementarietà, che se quello che è più grande è l'up e l'altro sta tempo down, alla fine il down si rompe o metti per esperienze, non accetta più di essere down e quindi si rompe la relazione perché diventa troppo complementare e rigida. E invece c'è bisogno che anche quello sotto sia alla pari di quello indipendentemente dall'età. Ecco, questa è la problematica principale. Bene, ci avete fatto fare una corsa con piacere. E con molto piacere, anche se non vi abbiamo visto, perché avevamo tra le slide e tutto, se vi incontreremo, se vi vedremo, fateci sapere che avete partecipato al nostro webinar e così, se volete, molto volentieri, perché lo facevamo in presenza, adesso accontentiamoci e sappiamo che comunque ci avete conosciuto e ci potete salutare. Poi vi dico già che le slide vi verranno inviate, quindi non vi preoccupate per quello, e nelle slide trovate anche i riferimenti di Modena nel caso aveste bisogno. Ok, vi salutiamo, lascio alla dottoressa Ferretti chiudere, e piacere di avervi incontrato. Piacere, arrivederci, buona serata.